Buonasera Mister, Luigi Buonasera, Grazio buonasera a tutti. Centro. Mister, possiamo dire stasera sicuramente leggermente meglio rispetto all'ultima partita col Pisa. Sto vedendo adesso le statistiche, 12 tiri del Pescara, 9 dell'Empoli, soprattutto 4 tiri in porta del Pescara e 3 dell'Empoli, un possesso palla minore, però tutto sommato, diciamo un pareggio giusto e secondo me il Pescara un piccolissimo passo in avanti l'ha fatto calcolando anche i limiti strutturali della tua squadra e la rosa che ha a disposizione l'Empoli. Oh, assolutamente sì, l'Empoli, senza guardarla in campo, ho avuto la sensazione di una squadra che stranamente ha quella classifica, perché ha dei giocatori di un livello alto, ma oggi non credo che siamo andati leggermente meglio, secondo me siamo andati molto meglio rispetto a Pisa, del primo tempo soprattutto, il primo tempo di Pisa. Quindi oggi sono molto contento. La squadra ha fatto quello che abbiamo preparato. Purtroppo sono un po', amareggiato per le occasioni che non abbiamo saputo sfruttare e sono state tante, considerando anche, come dico sempre io, quell'indice di pericolosità alto che noi spesso mettiamo in campo, ma alla fine l'ultimo passaggio, lo sbagliamo. Quell'ultimo passaggio che non ci permette poi di creare quella palla gol nitida. Però sono contento, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché oggi non era facile, siamo andati sotto con credo l'unico tiro e un eurogol che hanno fatto loro pericoloso. Poi hanno creato delle mischie, hanno creato qualcosa sicuramente perché sono forti, ma siamo stati bravi, concentrati. Quando avevamo la palla abbiamo sempre noi creato e aperto linee di passaggio, sempre facili, non ci prendevano facilmente loro. Quindi sono contento che ho fatto anche giocare qualcuno che comunque non aveva ancora giocato, qualche minuto in più. Quindi complimenti ai ragazzi, il merito è loro stasera. Mister, posso fare un'altra domanda? Poi lascio ai colleghi, soprattutto sul fatto, l'ultima cosa che dicevi, cioè sul Sento fatto che... il rimbombo. Mi senti, mister, Sì, adesso? adesso sento il rimbombo. Sì. Ok. Ecco, io sull'ultima parte della tua risposta hai detto ho fatto giocare i ragazzi che avevano avuto meno minutaggio. E Palmiero come mai non l'hai fatto giocare dall'inizio, non l'hai fatto nemmeno entrare? Tipo, volevo chiedere per scelta tecnica o non è ancora al top della condizione? No, assolutamente scelta tecnica, ma considerando che lui non si è allenato gli ultimi 10 giorni come gli altri, viene da un infortunio, da un'infiammazione al tendine rotuleo che lo ha disturbato per l'intero campionato e quindi Palmiero me lo tengo fresco perché mi servirà quando avrò bisogno di lui. Oggi pensavo che Castanos e Busellato a livello fisico mi potevano dare qualcosa in più visto la squadra avversaria. Quindi è stata una scelta tecnica, ma ho sempre grande considerazione di Palmiero, nessuno mette in dubbio le qualità di Palmiero e sarà utilissimo a questa squadra come tutti. Io non ho 11 titolari, io ne ho 22, 23, quelli che saranno e quando riterrò opportuno utilizzarli li metterò dentro. Buonasera. Beh, considerando il pareggio di domenica scorsa e di venerdì scorso, quei pareggi fanno comodo e quindi potevano essere due pareggi di fila che ci avrebbero dato ancora più serenità. Però io mi prendo. Vi dico la verità, non sono contentissimo di aver pareggiato, perché secondo me si poteva anche vincere la partita oggi. Se c'era una squadra che poteva vincerla, forse eravamo più noi che l'Empoli, pur essendo stata una partita molto equilibrata. Ma mi tengo stretto il pareggio perché abbiamo giocato con una squadra forte. Mister, buonasera, non mi Buonasera. vedi, non so perché, non è una scelta mia, però ti dico, ti chiedo, tornando un attimo a quello che hai detto prima, soprattutto quando ti sei arrabbiato per via delle
palle gol che non avete sbagliato nell'ultimo passaggio. Io ho la sensazione continua che sempre sul secondo palo, e questo è un pregio alla tua squadra che fisicamente devo dire sta molto bene, sul secondo palo c'era sempre costantemente un uomo che avrebbe potuto tranquillamente fare gol. Secondo te è una scelta dettata dalla poca lucidità o dalla voglia di risolvere da sola la partita di alcuni calciatori in quelle occasioni? Allora, se c'era l'uomo al secondo palo libero che deve fare gol, deve essere servito. E noi quando ci alleniamo i giocatori, diciamo che devono fare la scelta migliore, quella giusta, che ti fa fare gol. E se poi la sbagliano, è quello che condiziona, la palla gol di cui noi abbiamo parlato anche settimana scorsa. Sono palle gol dettate dalle scelte sbagliate o scelte giuste. Quindi spesso pure io mi accorgo che la facciamo sbagliata l'ultima scelta e non permettiamo ai giocatori vicino alla porta di essere pericolosi. Quindi dobbiamo migliorare, quella si allena. Io non gioco per schemi, io gioco per principi. Quindi loro devono fare le scelte in base a quei principi di gioco che alleniamo. Quindi se c'è un uomo libero deve essere servito. Ti chiedo qual è il motivo secondo te, mister? C'è una voglia del singolo di risolvere da solo la partita o solo mancanza di lucidità in quel momento? A volte può essere anche un atto di è un limite, perché poi se tu hai un tuo compagno che può far gol e tu fai l'azione personale, è un limite, cioè limite della scelta del giocatore. Io credo che poi i giocatori salgono di livello quando aumentano quella capacità lì, cioè il giocatore di grande livello a quello di più basso livello, e si vede da quello, cioè non solo dal motore, ma si vede anche dalla qualità delle scelte che fa durante la partita. Quindi noi dobbiamo crescere in questo e dobbiamo portare noi che siamo allenatori i giocatori a scegliere meglio, e quindi questo è frutto di allenamento, di proposte che tu fai durante la settimana. Io propongo sempre situazioni dove loro devono scegliere. Bella. Però ci vuole più Bella. Tempo. Ecco, volevo chiedere... Non sento. Non vi sento più. Adesso sì, adesso vi sento. Ha fatto una grandissima partita Pippo, e ha tanto che non giocava, ha dimostrato che quando lui sta bene di testa e di gambe è molto utile a questa squadra, e quindi io ho aspettato il momento per metterlo dentro. Sono felice per lui perché si allena bene, è sempre un serio professionista, è come tutti, d'altronde come tutti, io non mi posso lamentare dei miei giocatori, loro sono esemplari da quel punto di vista lì. Ovviamente adesso lui deve continuare, perché non mi aspetto un maniero che continui a giocare così e che non smette solo con una partita, con un gol, che scende con l'attenzione. Lui è importante come gli altri e quindi deve continuare a giocare come ha giocato stasera. Ce la facciamo a intervenire? Ce la facciamo? Adesso vi sento. Ah, perfetto, eccoci qua. Siamo in diretta con Pierpaolo Marchetti e Fabio Ferraresi, terzo tempo live. Buonasera Nicola, secondo me Buonasera. Avete impostato una partita giusta, cioè vi siete difesi cercando di sfruttare in campo aperto il contropiede, avete attaccato sostanzialmente nel primo tempo, mi riferisco soprattutto alla prima parte, con tre uomini, Zappa ancora il migliore, a mio avviso Galano e Maniero, insomma un Pescara gattusiano. Sì, non mi paragono agli altri. Oggi il meglio del Pescara secondo me poteva essere quello. Poi ci saranno anche altre situazioni, altre partite dove faremo e interpreteremo la gara in un'altra maniera, ma questo non significa che siamo stati difensivisti. Oggi, in base alla qualità dell'avversario, e soprattutto perché venivamo da due partite in sei giorni, sette giorni, credo che abbiamo gestito bene le forze. Quando scelgo strategicamente la partita, la scelgo anche in base al momento, al caldo, a
alle situazioni post-Covid, tante cose metto davanti per farla prima di fare scelte. E oggi abbiamo fatto una partita attenta, giusta, perfetta tatticamente contro una squadra forte, però ovviamente quando abbiamo la palla noi facciamo vedere delle belle cose. Non è che solo perché stiamo dietro quando la squadra avversaria imposta significa che siamo difensivisti. Quando poi abbiamo la palla noi sappiamo giocare. Siete stati intelligenti, Nicola, volevo farti sì. Sì, no, infatti sono d'accordo sulla tua analisi. Non vi sento più. Forse. Non sente più. Adesso sì. No, dico, era un complimento il mio, nel senso che l'avete impostata strategicamente nel migliore dei modi, perché l'Empoli era molto aggressivo e voi l'avete aspettato, avete aspettato la squadra di Marino cercando di sfruttare gli spazi. Sono d'accordo. Giustissima considerazione, credo che era il meglio per noi oggi. Per Paolo Marchetti, mister. Ma una curiosità più che altro, in queste tre partite dopo la ripresa Pescara è stato ha attaccato molto e con profitto sulla destra dove Zappa è in un momento di buonissima condizione, dall'altra parte con Memuscia che ogni tanto viene in mezzo al campo, forse siamo stati un po', come dire, poco equilibrati, nel senso che si è giocato molto dall'altra parte di qua, forse quando c'è Masciangelo viene dentro in maniera più pericolosa, o è soltanto una questione di magari di caratteristiche degli avversari, di situazioni contingenti? Credo che contro la Juve Stabia tutte le occasioni da gol siano venute da Memusciai, oltre che a Zappa, perché Memo lì io l'ho visto giocare in queste due partite, l'ha interpretato benissimo quel ruolo, perché lui è capace di venire dentro, crearti quella superiorità dentro il campo, e ovviamente la nostra strategia tattica è quella di prendere l'ampiezza con terzino. Ma Masciangelo rispetto a Crecco ha molta più gamba quando deve puntare ed è molto più efficace in zona offensiva, quello è vero. E infatti io per due partite l'ho inserito durante partita in corso, perché quando scendeva un po' l'aspetto fisico della partita, lui veniva su con le sue qualità. Oggi purtroppo per noi è stata un'assenza pesante, la sua come quella di Bettella, e quindi sono giocatori che hanno motore, hanno gamba, in questo momento sono importanti come tutti gli altri. Ecco, un'altra cosa, mister, in queste tre partite sempre, no? Chiaramente c'era questa grande incognita della condizione fisica dopo tre mesi di stop, alcuni allenatori hanno scelto di fare un turnover piuttosto ampio. Lei ha cambiato poco in queste tre partite, magari ha badato più a gestire il ritmo in campo. Questo perché, non tutti sono ancora all'interno della rosa in una condizione fisica in grado di fargli fare i 90 minuti, oppure anche lì è stata una scelta dovuta alle situazioni contingenti, cioè avversari, al tipo di partite che volevate fare? No, oggi in effetti avevo il dubbio se fare turnover più ampio o meno. Ne ho cambiati solo tre, perché oggi ha giocato Balzano, Maniero e Crecco mi aveva fatto 45 minuti, quindi ho gestito un po' il minutaggio la venerdì scorso di Crecco. Quindi ne ho cambiati solo tre. L'idea era quella di farne un po' di più, però poi alla fine ho optato per dare continuità a quello che stiamo costruendo. Questo non significa che gli altri non sono considerati, anzi, come vedete, uno a partita, due a partita vengono dentro. Non credo che troppi cambi facciano bene. Voglio inserirli piano piano. E poi gli altri che giocano, fanno minutaggio, acquisiscono più gamba, quindi nel corso del torneo, per questo lo chiamo un torneo, potremmo avere più vantaggi. Ci deve preoccupare per dire facciamo qualcosa per occuparci del problema, cioè nel senso che c'è il rischio play out, c'è, lo sappiamo, è lì,
ma c'è anche il rischio playoff se facciamo 2-3 risultati di fila. Quindi dobbiamo stare attenti a tutte e due le cose, non lasciarne una e non sottovalutare l'altra. Quindi noi siamo qui, per quello stiamo lavorando, studiando, per cercare di portare il prima possibile il Pescara alla salvezza. Ovviamente non è solo quello l'obiettivo di quando, no, devi fare un progetto, tutti vorremmo fare di più, però in questo momento abbiamo bisogno di raggiungere il primo obiettivo, che è la salvezza, e noi dobbiamo raggiungerla più presto possibile. Posto? Grazie. A voi, buona serata.